Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, avete sentito quelli due cretini là o no? Che canna componete? Avete sentito quelli cretini che hanno componete o no? Nedved e Paratici. Avete sentito tutti, sì? Avete sentito tutti? Qui sono due cretini. Due cretini. E tutte e due ce l'hanno a fanculo l'anno che ve. Possibilmente più Paratici che Nedved, però ragazzi, per quanto io possa stimare Pavel Nedved, è innegabile che anche lui abbia fallito in questi due anni di potere, tra virgolette, che hanno avuto Is e Mongolatici. Per cui se ne devono andare tutti e due. Punto. Dopo la partita contro il Milan, tutte e due sono stati visti litigare anche a voce abbastanza alta nel parcheggio, no? Dello stadium, con i pullman delle due squadre che si apprestavano ad andare via. Complimenti, complimenti. Cioè, chiudervi in una stanza, prendervi a cazzotti, parlare e uscire con una decisione unanime? No. Avita fa casino in mezzo alla strada. Che sti devenendo un pesce? Sti da un mercato di pesce? Mamma mia. La rivoluzione si deve fare in primis anche dalla dirigenza, ragazzi. È inutile negarlo. Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo sui calciatori e siamo d'accordo. È logico che si debbano cambiare anche i calciatori, perché qua 6 o 7 ce n'hanno io, ma qua magagna in primis proprio i dirigenti, ragazzi, perché non ci hanno capito proprio un cazzo sostanzialmente. Cioè, questi in da 2 anni hanno fatto solo danno, punto, ragazzi. Ripeto, io stimo Pavel Nedved, lo ringrazio per quello che ha fatto, per essere sceso in Serie B con noi. Ma come dirigente, anche se lui ricopre la carica di vicepresidente, però comunque ha poteri sul mercato assieme a Paratici, che ripeto tante volte che quello per me non è un dirigente. Quello, chiamarlo dirigente a Paratici, gli hai fatto dei complimenti, chiamarlo dirigente, l'ha fatti i complimenti. Per cui ragazzi, restyling. Se restyling deve essere un restyling a nice complete, però deve essere completo, quindi devi partire dai dirigenti, passare per i calciatori e finire con l'allenatore. Punto. Punto, ragazzi. Non mi voglio dilungare più di tanto, perché che cazzo c'è da dire, ragazzi? Una società allo sbando totale, allo sbando più totale. E qua prima ritorniamo ad essere la Juventus, ragazzi, e prima ritorneremo a vincere. Non c'è altro da dire. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti, e sempre fino alla fine forza Juventus.